Presso il convento dei Cappuccini di Argenta, dal 14 al 22 gennaio 2012, si è svolta la mostra fotografica Le pietre dell'Aquila di Sergio Stignani, inaugurata sabato 14 gennaio 2012 alle ore 17. Domenica 22 gennaio 2012 alle ore 16 si è poi svolta un'asta di beneficenza delle foto esposte. Il ricavato è stato devoluto alla città dell'Aquila. Il 26 gennaio, presso il Teatro dei Fluttuanti, il Circolo delle Scuole di Argenta e delle sue frazioni hanno organizzato uno spettacolo inerente alla Giornata della Memoria, per non dimenticare. Il 29 gennaio, alle ore 17, presso il Centro Culturale Mercato, si è tenuto il secondo appuntamento del Caffè Letterario, promosso dall'Assessorato alla Cultura in collaborazione con il gruppo fotografico Contatto di Consandolo, con la presentazione del libro fotografico Bagnacavallo Muri Dipinti, dall'antico al contemporaneo. Giovani a confronto, conoscere, condividere e crescere insieme. Così si chiamava la prima giornata multiculturale organizzata dall'associazione Life Argenta per sabato 21 gennaio dalle ore 14.30 alle 19 presso la Casa del Volontariato di Argenta in via Circonvallazione 21A. Il 13 gennaio 2012, ore 21, sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, Paolo Händel ha portato in scena il suo spettacolo Moliere a sua insaputa. Un insolito Paolo Händel, nei panni di un improbabile Moliere, accetta l'invito della trasmissione televisiva a sua insaputa. Convinto di partecipare a una serata celebrativa e promozionale della sua opera, questo buffo Moliere non sa ancora che in quel programma, una specie di serata d'onore surreale che ospita illustri personaggi del passato e del futuro, accadranno eventi singolari al limite del paradossale. Open Media Educational, per il suo programma La storia sei tu, sta raccogliendo testimonianze riguardanti tutto il Novecento. Se anche tu hai qualcosa da raccontare, contatta la redazione al numero in sovraimpressione 0532 318532. Il 20 gennaio 2012, ore 21, la compagnia stabile di operette Alfa Folì, sul palco del Teatro dei Fluttuanti di Argenta, ha presentato l'operetta La Vedova Allegra. All'ambasciata del Pontevedra a Parigi c'è grande fermento. Sta arrivando la signora Anna Glavari, giovane vedova del ricchissimo banchiere di corte. L'ambasciatore, il barone Zeta, ha ricevuto l'incarico di trovare un marito pontevedrino alla vedova per conservare i milioni di dote della signora in patria. Così comincia La Vedova Allegra, non peretta, per antonomasia.